Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, nuovo video vlog, come state? Spero bene. Questo è un video dove vi parlo un po' di tutto e di più. E innanzitutto volevo dirvi semplicemente che ho dormito bene, ma non benissimo. Voi direte, ma ho dormito bene o no? Ho dormito bene, ma non benissimo, ragazze. Mi trovate in bagno, non so la location in bagno, non potete ben vedere perché non so altro dove metterlo, quindi vabbè, fargli, sono ancora in pigiama tra l'altro, non so cosa si possa vedere e niente, quindi ho preferito fare questo video in bagno, ma tanto tra poco vado in camera, faccio il mio letto e mi tolgo il pigiama perché tutto il giorno in pigiama non posso stare. Tra l'altro mi ho fatto anche una bella doccia ieri sera e oggi mi devo un po' truccare perché sono malmessa, vedete anche i miei occhi come sono, non sono bellissimi per niente perché ho delle occhiali che fanno veramente pietà. Non mi metto il correttore perché ho un po' gli occhi gonfi, quindi mi ho anche lavato la faccia, ma almeno mi trucco un po' le gote e basta. Non metto la mascara né niente, ma almeno un po' di colore me lo do alla faccia e niente. Quindi che dire, non esco neanche perché c'è vento e c'è molto vento, però almeno resto in casa e parliamo un po', ok? A dopo. Ah, per come prodotto ho utilizzato questo qui, il viso, questo, mentre per allora come crema ho utilizzato questa qui che è assai buona, molto buona e mi lenisce dei fastidi e pruriti cutanei sul viso, niente ragazze. Mentre come bagno schiuma ho utilizzato il Mantovani, che è di là, non so dove l'ho messo, ma non si vede, comunque vabbè. Fructis, ho utilizzato qui di là per lavare per fare la hairstyle, ovvero per lavare la testa, insomma. Mantovani, quello alle mandorle dolci e niente, a posto. Quindi, anzi, lava bene, profuma bene, fa un'ottima schiuma e pulisce bene, profuma anche bene. Niente. Per chi volesse sapere che dentifricio ho usato, anzi Sensodyne ho utilizzato, che dire, è reperibile sia al supermercato che in farmacia, tutto lì. Allora, sta registrando, sì, allora, dunque, ho fatto già le sopracciglia perché così non mi potevo vedere. E niente, adesso le ho un pochettino ridato una forma perché così non potevo essere, vedete? E le ho un po' uniformate con questo pettinino. Prima ho pettinato sempre lo stesso procedimento con questo pettinino qua, vedete? Poi ho utilizzato questa matita qui che è diventata piccola, minuscola. Poi ho utilizzato questo qui per darle un po' di vivacità, che è un top coat, una penna, una eyeliner però penna per sopracciglia, che poi è un tattoo, un top coat, cosa sto dicendo, un tattoo. E poi infine per darle un altro po' di colore ho utilizzato questa della Douglas, basta, null'altro, per darle un po' di, per non farle afflosciare, diciamo. Adesso vado con il pennello, con un pennello che vado a prendere, se la prelevare se lo trovo, e vado a utilizzare non il correttore, ma bensì, sì, vabbè, il correttore lo utilizzo qua per il mento perché è inguardabile, e poi vado di illuminante, neanche, non lo so, vediamo come distruggo io. Un attimo, prelevo il pennello e torno. Allora, e rieccomi qua, controllavo se stavo registrando, sì.
vado col correttore. Nell'occhiaia non ci vado perché, ragazze, tanto sto sempre mettendo le cuccine per gli occhi e quindi non mi conviene, tra un po' quando si devo mettere, quindi non faccio nessuna eccezione per gli occhi, li devo mettere e basta. Non vedo niente, quindi mi devo anche avvicinare, non solo allo specchio sì. Ok, io non so tamponare, lo dico, non so picchiettare. Però pazienza, faccio quello che posso ovviamente. Intanto mi sono vestita, come potete ben vedere. Sono tutta bella vestita, perché così non potevo stare. Non si sta tutto il giorno in pigiama come facevo prima. È un errore sbagliato stare in pigiama tutto il giorno. È sintomo di... Non dico di... Non voglio dire stupidità. Di disordine, di trasandata. Non va bene essere trasandati. Almeno quando si fa video o quando si fanno altre cose, è meglio sempre stare in ordine e sistemate. Almeno per quanto la penso io, perché prima non la pensavo così, prima me ne ero una stra... così, me ne fregavo, adesso non va bene. Me ne accorgo e mi vesto. Almeno quando non ho l'umore fuori posto, non sono di malumore, voglio dire. Però vabbè, dettagli quelli sono. Già. Ok. Insomma, ha coperto quello che ha coperto, raga. Non mi aspetto molto da un correttore. Fa quello che può il correttore, poverino. Ok. Ho dato un po' di cipria. Anche quando le gote, poi vado con la terra. Questa è Rimmel Cipria Powder 006 Warm Beige. Mi ci sto trovando bene. Setta bene, ma non abbastanza. Però, chi se ne per me, almeno secondo il mio parere. Poi decidete voi se vi interessa comprare questa cipria qui, che è della Rimmel Stay Matte 006 Warm Beige, poi dipende dalla vostra colorazione ovviamente, ragazze. Almeno io mi ci trovo bene per i miei canoni. Poi vedete voi che cipria comprare. La Essence, ho sentito dire che è molto buona la Essence, però io mi ci trovo bene con Rimmel. Vediamo i prossimi, quando avrò finito tutte queste cipre, se comprare anche Essence, non lo so, vediamo. Cosa sto facendo che non mi ricordo? Ah, è vero, devo prelevare una pena di come dire, di questa terra, Rimmel Sun Shimmer, basta, 004. Ok, tanto so come la metterò una sciarata. Lo so come ne metterò una sciarata, è inutile dirlo. Sciarata vuol dire ne metterò una quantità industriale, detto in... non so come si può dire, sì, già ci siamo capiti comunque, dai. Allora, così qua. Ora sono più colorita che mai, va. Più truccata, a parte l'occhiaia, che tanto metterò le gocce, quindi chi se ne importa, ma almeno un po' di blushino aggiungiamocelo, dai. Allora, dov'è il pennello per il blush? Eccolo qua, questo preso da Pink Panda.
Questo è della Rimmel Maxi Blush Rimmel 003 Wild Card. Questo qua non si vedrà mai, ma fidatevi. Non metto illuminante perché già la mia faccia è illuminata più del solito. Ok, un po' di colore l'ho dato. Bene. Che ne dite? A me piace. Vabbè, per stare in casa ci vuole un po' di colore, se no sembriamo dei fantasmini che attirano per che vagano in casa come delle anime disperse. Va bene, siamo Pedro. Se mi riuscite a fare questo. Ok, non la voglio rompere, quindi. Vabbè. Dai, mettiamola un po' di illuminante se ce la facciamo, non lo so. No, l'illuminante non ci sta. Vabbè, pazienza. Però almeno un po' aggiustare stesso procedimento, voglio aggiustare, sì, dai. Aggiustiamole un altro po'. Mascara non ne mettere, ragazzi, perché ve l'ho appena detto, devo mettere il collirio per gli occhi e non per il caso. Ok, una aggiustatina così. E sono a posto, a parte che dopo arriva a fetti, ma lì sorvoliamo che è meglio. Ciao. Non metto neanche i runner perché non mi va, però. Cos'è che non mi va oggi? Cos'è che non va? Nulla, vabbè. Però per dirvi a voi che come mi sento più comoda io, voi direte, vero? Perché già lo so, me lo sento dire da qui, che tanto lo so che lo pensate. E niente. A posto? Sì, non tanto, perché vorrei mettere il burro cacao intorno. Ed eccomi qua. Allora, ho utilizzato questa matita qui della Debbie numero 17, eccola qua. L'ho un po' sfumata così, alla buona. E adesso vado a mettere questo burro cacao della Labello. Non è quello virale, che sta andando virale su tutti i social, però me lo faccio andare bene lo stesso. Perché non vado a sprecare soldi per comprare una cosa che ho già e che può andare bene comunque. E lo vado ad applicare sulle mie labbra. Così dà un po' un altro po' di colore in più. Ecco qua, a posto. E il trucchettino, come dice Paola del canale La Gatta Luna Kimono Blu, è finito. Vi piace? A me sì, tanto. Semplice e ricreabile anche per tutti i giorni, diciamo, da ricreabile sì, cioè, vabbè, si può rifare anche per tutti i giorni. Si può replicare tutti i giorni, diciamo, va. Niente, ragazze, questo era tutto. Intanto mi sta lacrimando l'occhio perché ve l'ho detto, mi devo anche curare gli occhi, quindi vabbè. Ho evitato di mettere il correttore nelle occhiaie. Perché sì, appunto qua, perché mi sono svegliata con le borse, quindi devo stare attenta a come mi trucco e a che prodotto metto. Niente, ora vi avvicino, non vi spaventate, però vi avvicino e vi faccio vedere il mio trucco, il mio trucchettino. Metto la luce. Mi piace? Spero di sì. A me tanto. Non è un trucco fatto da makeup artist, però secondo me è accettabile. Ma sì, dai, è accettabilissimo. E niente. Bene, ragazzi, sono arrivato a 14 minuti di video. Questo è il mio outfit, anche per stare in casa, a parte le pantofole, ma non ci fate caso, perché tanto appunto sono in casa. E con questa maglia e il collo bello alto per dare un po' più di calduccio quando c'è un freddo bestia. Ciao ragazze, un like di supporto.
un commento, attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi, per non perdere i prossimi video aggiornamento. Noi ci si becca al prossimo video. Ciao!